Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio by Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato. 800 039 036. Entriamo invece nel clima. Paolo Roberto Falcao, come va? Eccomi, tutto bene, tutto bene. Devo dire che mi sento abbastanza caldo. Sono qui con due talenti della notte romana. Loro sono della compagnia Controcorrente, sono Claudio ed Emiliano. Si cimenteranno anche loro in una scena tratta da uno dei migliori film della comicità italiana. Questa volta parliamo di Bombolo, ovvero Delitto al ristorante cinese, scena dei papetti. La scena di Papetti, la sentiamo. Aspetta che stiamo mettendo gli schermi del Killjoy così qua la guardano. Lui la, wow, voi la ascoltate, vai. Sentiamo. Attenzione. Deve darmi una mano, gli faccio. Ah, no, tenga la tela. Ah, pazzesco. Ma non è piccola sta macchina. Aio. Aio. C'è il freno della macchina dietro alla schiena. Fa piano. Pocotto. Ma che pocotto, pocotto del cazzo. Questo non c'entra. Oh. Aprimo la cappotta. Ah, tu vabbè, la freddo. Ma che hai capito, la cappottettina. Oh. Il tetto della macchina. Allora venire a fuori con molticino, ecco. Ecco, tu prendi piede. No, io prendo braccio e lo metto qua. Poi io starto un braccio e lo metto da qua. E poi io starto un braccio e lo metto qui. Ah, ma quanti bracci vuoi? Ah, tu la vola, che la vola nobile tuo uomo. Allora io sono diventato principe. Ah, bambolino, dove è essere viale cazzo? Vicino a Piazza Benzizza. Ma dov'è Piazza Benzizza? Vicino a Viale Mazzini. E dov'è Viale Mazzini? Vicino a Viale Cazzo. Non cazzo, cazzo. Portate la macchina, ma che io mi sento stanco. Ah, ma io non avevo le patente. Io ho patente e bicicletta. Ah, tu guida il piacere. Vabbè, la porto io, mamma. Ecco, grazie. Oh, oh, pacotto, pacotto. Oh. Tu perdele molto. Che ho perso? Ho giocato a scopetta, ho perso due piotte. By Night Roma. Allora ci siamo, li abbiamo qua. Paolo Roberto li presenta, i doppiatori di By Night Roma. Loro sono Emiliano Lucisano e Claudio Cappotto della compagnia Controcorrente. Parte la scena, sono microfonati, vanno? Tutto bene? Sa. Esatto, adesso sentiamo come se la cavano. Parte la scena, loro la doppiano. Attenzione. Dammi una mano che gna faccio più. Ah no, te nervosire. Ah, pazienza. Ma non è piccola sta macchina. Aia, c'ho il freno della macchina dietro la schiena. Ah, oh, pocotto, pocotto. Ma pocotto, pocotto er cazzo. Questa non c'entra. Aprimo la cappotta. Ah, tu avere freddo. Ma che hai capito? La cappottettina. Il tetto della macchina. Allora venire fuori con molticino, ecco. Ecco, tu prende piede. No, io prendo braccio e lo metto qua. Poi più start'altro braccio e lo metto di qua. Poi più start'altro braccio e lo metto qua. Ah, ma quante braccia vuoi? Ah, tu lavora, che lavoro nobilità uomo. Allora io sono diventato principe. Ah, bambolino, dov'è essere viale cazzo? Vicino a Piazza Banzizza. E dov'è Piazza Banzizza? Vicino a Viale Mazzini. E dov'è Viale Mazzini? Vicino a Viale Cazzo. No, non Carso, cazzo. Portate a macchina, va, che io mi sento stanco. Ma io non avere patente, io ho patente bicicletta. Ah, tu guidare. Vabbè, la porto io, va, andiamo. Grazie, pocotto. Ci ho perso. Ma... ho giocato a scopetto, ho perso due piotte. Sono stati meglio prima, ma sì, se la sono cavata, esatto. Radio by Night Roma 104.5.